Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io ho sentito Zanni, c'è una narrazione della destra sul tema dell'immigrazione. Ma non c'è una narrazione della destra, c'è un problema. Cioè, il problema è reale, è concreto. Il tema dell'immigrazione irregolare non è la narrazione della destra, è un problema che esiste e che vedono tutti i cittadini. Allora, il punto di una legge italiana non è che ci sono delle leggi dogma divino. Allora, non è c'è una differenza. Posso chiedere di non parlarmi sopra? Adesso tocca a Giubilei che non parla da un po', e poi vado da Usuelli. Guardate che quando mettete sullo stesso piano chi entra illegalmente all'interno dei confini italiani e quindi europei rispetto a chi entra legalmente, andate a fare un danno non solo agli italiani, ma andate a fare un danno anche soprattutto nei confronti di quegli immigrati che entrano regolarmente nel nostro paese, si integrano, rispettano la legge italiana, pagano le tasse. Entrano come regolarmente? Entrano regolarmente attraverso i flussi, attraverso i corridoi umanitari, cioè, che ci sono. Il punto sull'ONG è che non si le ONG non possono le ONG non possono sostituirsi al ruolo che svolgono le autorità italiane. Il punto del decreto ONG è esattamente questo, è regolamentare il ruolo delle ONG, perché l'ONG è impedire il salvataggio, non è impedire il salvataggio, il decreto ONG rende impossibile il salvataggio, non sono sopra la legge italiana, non sono sopra il diritto internazionale. Il fatto che talvolta le ONG hanno avuto, probabilmente, poi ci sono state delle inchieste, anche dei contatti con gli scafisti, ovvero che svolgono un ruolo non sempre limpido all'interno del Mediterraneo, questo dopodiché mi sembra abbastanza accurato. Dopodiché, lo ripeto, il 12%, vi ho appena letto il dato delle persone che sono arrivate solamente ieri con i barchini, perché l'ONG riguarda il 12% degli sbarchi. Sì, è una parte minoritaria. Usuelli, il punto prego. È che non è la destra che specula, è un problema che esiste, quello dell'immigrazione irregolare. Secondo ONG è ora di finirla con questa vergognosa campagna di odio nei confronti di organizzazioni che fino in mare, ma soprattutto nei paesi da cui la gente scappa, da decenni sono gli unici che provano a dare un contributo per aiutarli davvero a casa loro e fare sì che non scappino più. Quindi la politica ha il compito di risolvere i problemi. Nel frattempo che non lo fanno, le ONG, salvando vite, rendono le mani dei politici un po' meno sporche di sangue. Ma cosa sta dicendo? Ma lo Stato italiano salva quotidianamente centinaia di persone, anche oggi, ma basta. Ma cioè, non si può mettere sul banco gli imputati la Guardia Costiera, basta, è ora di finirla. Le autorità italiane salvano. Ma chi l'ha detto? Ma dai, non mescoliamo le carte così. Le autorità italiane, ditemi voi chi è che salva le vite umane? Chi sono le autorità italiane? Ma chi l'ha detto che la Guardia Costiera ha detto che le autorità italiane non salvano le vite umane? Ma non è vero. Vado in pubblicità, Usuelli, e riprendo da lei. Sì, ho ancora un blocco pubblicitario e poi torno da lei.